presentarvi il prossimo ospite, perché il Festival dell'Adriatico, l'abbiamo detto più volte, è un festival che porta fortuna. Ha portato fortuna a tanti artisti che oggi sono dei grandi del panorama musicale. Io voglio citare così, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo perché sono veramente tantissimi, Linda Valori, che ha cominciato proprio su questo palcoscenico, ma potrei citare tanti altri e cito anche Gianluca Ginoble. Qualche anno fa ha partecipato, era un bambino, al Festival dell'Adriatico, ha vinto, pensate, nella categoria giovanissimi. Il giorno dopo suo papà mi chiamò in radio mentre ero in trasmissione e mi disse: dai una mano a questo bimbo perché mio figlio è veramente un appassionato di musica. E poi da lì in avanti è entrato nel trio Il Volo e quest'anno Gianluca Ginoble con grande amore ha vinto il Festival di Sanremo. E ovviamente il festival porta fortuna, così è stato anche per l'ospite che sto per presentarvi. Signore e signori, torna sul palcoscenico del Premio Alex Baroni e del Teatro Concordia, direttamente da Amici 2014, Giada! Bentornata. Buonasera a tutti. Siamo l'attesa di un pescatore, la mano tesa di un mendicante, un uomo d'affari con la 24 ore, un operaio che dipinge pareti ma vorrebbe viaggiare, una coppia di amici o una coppia di amanti infelici, un povero pazzo che grida alla gente: eravamo il passato e oggi siamo il presente. Siamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa storia, lo stesso arcobaleno. E non ci conosciamo, parliamo lingue diverse, ma gli occhi comprendono più delle orecchie, perché gli occhi lo sai che rispecchiano l'anima e non sanno mentire. Se gli occhi si chiudono, si possono riaprire. Siamo l'amore di un padre e una madre, siamo il perdono e la compassione, la buona riuscita e il fallimento. In ogni caso un soffio di vita, un soffio di vento, un bambino che tiene al filo il suo aquilone. Siamo la notte, quella di Natale. Eravamo il passato e oggi siamo il presente. Siamo lo stesso cielo, la stessa aria, la stessa storia, lo stesso arcobaleno. E non ci conosciamo, parliamo lingue diverse, ma gli occhi comprendono più delle orecchie, perché gli occhi lo sai che rispecchiano l'anima e non sanno mentire. Se gli occhi si chiudono, si possono riaprire. Aspirazioni e paure, ma calpestiamo la stessa terra e nonostante questo ci facciamo la guerra. Ma la storia ci insegna che dove muore un errore nasce sempre un uomo migliore, un uomo migliore. Grazie.
Grazie mille. Questo è un nuovo brano del mio nuovo album che si intitola Un uomo migliore. Giada, è bellissimo rivederti qua, lo sai. Grazie, anche per me è veramente un onore poter essere di nuovo qui. Beh, raccontaci che cosa è successo da un anno a questa parte. Vabbè, lo sappiamo. Che cosa è successo dentro di te? Sono molto cresciuta. Sono sempre la stessa Giada, quindi chi mi conosce sa come sono. Però sì, sono veramente cresciuta. Comunque l'esperienza, il percorso che ho fatto nella scuola di amici ti fa crescere sia dal lato artistico, quindi professionale, ma sia proprio come persona. E quindi mi ha servito tantissimo, mi ha servito veramente molto. Bene, io ti faccio tantissimi complimenti. La presenza di queste tue fan qui davanti è una testimonianza che... Anche perché, ti dico una cosa, loro, io alle Marche non c'ero mai stata prima, quindi il fatto che la prima volta che mi vedono sono... Siete contente? Ok. Beh, anche dietro i concorrenti cantavano la tua canzone, per cui... Oh, sono contenta. Sta andando tutto molto bene e questo dimostra che meriti anche il riconoscimento che il patron Enzo Spinozzi ha deciso di consegnarti questa sera. Grazie un premio. Mille. Leggiamo insieme, 20° Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni 2015, Samento del Tronto, premio eccellenza artistica. A grazie Giada, mille, ovviamente. Grazie mille, grazie. Bene, è chiaro che non manderemo via Giada senza prima averle chiesto di cantare almeno un'altra canzone. Cosa ci fai sentire? Vi faccio sentire un altro mio pezzo di questo nuovo album che si chiama Dove ci siamo persi. Signore e signori, Giada! Solo adesso distingo nelle tue parole la voglia di andartene via di qua e spogliarmi dei giorni di tutti quei sogni. Rimane nuda l'anima, come puoi sorridere mentre lasci perdere una parte di me, quella parte di me che era parte di te. Dove ci siamo persi? In quale angolo del mondo? Così lontano da non poterci ritrovare noi. Come ci siamo persi? In quale angolo del mondo? Così lontano da non poterci riprovare più. Solo adesso distingui nelle mie parole la voglia sincera di trovare il sole e vestirci di raggi intensi di luce che scaldi la vita che non è finita. Ora puoi sorridere perché voglio scegliere una parte di te, quella parte di te che era parte di me. Dove ci siamo persi? In quale angolo del mondo? Così lontano da non poterci ritrovare noi. Come ci siamo persi? In quale angolo del mondo? Così lontano da non poterci ritrovare più. Ci siamo spinti oltre, usiamo quello che resta. Con il cielo negli occhi e il sole nell'anima. Riprendiamo la strada la nostra. Dimentichiamo dove ci siamo persi. Dove ci siamo persi.
poterci ritrovare noi, come ci siamo persi, ci ritroveremo, ora te lo giuro, ricominceremo. Grazie, grazie mille a tutti. Giada, grazie ancora. Grazie davvero a voi, grazie mille. E così, grazie, grazie infinito. Ciao! A presto. Bene, così si chiude questa prima, grazie, questa prima puntata della finalissima del Festival dell'Adriatico, premio Alex Baroni. E beh, stiamo entrando nel vivo, nella seconda puntata scopriremo i vincitori, scopriremo i più votati dalla giuria, ascolteremo altre canzoni, altri ospiti, insomma, seguiteci.